L'idea mi è piaciuta subito perché, come dico spesso, insomma, Francesco fa parte del mio cammino di persona e di musicista da sempre, da quando sono ragazzo. Ho sempre avuto una grande stima di Mauro, quindi poter avere Mauro Pagani che lavorava alle mie canzoni mi ha dato una grande gioia e una grande soddisfazione, perché l'idea è nata prima dell'idea di questo disco. Di farlo lavorare per le mie cose, nelle mie canzoni. Per fortuna, per quasi tutti quelli che hanno partecipato al disco, Francesco è stato una componente fondamentale del loro periodo formativo. A scegliere i pezzi è stato un gran lavoro mio e della BMG prima a selezionare, perché sai, lui ha scritto 200-300 canzoni, per cui insomma decidere cosa scegliere e cosa affidare a chi. Però poi, una volta fatta una prima grossa selezione, poi gli incontri sono stati: io avrei scelto questo o questo, 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 fine. Tutto, in 5 minuti è stato tutto chiaro. Del volte mi m'accordo qui Nadali, quando ero un bambino, la sfumia del vacanze e la valigia, al sconsumo della strada alla stazione, a pe, ma allora camminava vero Dio. È una storia lunga e me babbo davanti, dolorosa, peso, perché e me madre tre e Non avevo intenzione di fare una canzone, di scrivere il testo di una canzone. Mauro diceva: mandami qualunque testo, mandami qualunque testo. E c'era una poesia nata alcuni anni fa in dialetto bolognese, che è dialetto ormai morto, scomparso. Mauro, giustamente, non è tutta la poesia, che era più lunga, ha dovuto adattarla, ma l'ha musicata in maniera egregia e l'ho cantata al portava via.